Teramo uscito da Riviera con i tre punti, come commentare questa sconfitta così strana? Ma innanzitutto non vorrei parlare dell'arbitro perché preferisco non parlarne, e anche perché secondo me sarebbe un alibi. Io penso che abbiamo disputato una buona gara e poi è evidente, affrontare un secondo tempo contro una grande squadra come il Teramo in 10 è sempre difficile. Abbiamo commesso qualche errore di troppo, sì, questo sicuramente, però alla fine è andata così. Come ripeto, non voglio parlare dell'arbitro e niente, non so cosa dire, ecco. Nel finale abbiamo cercato di spingere di più, è uscito anche Pazzi per infortunio, problema muscolare, una botta, cosa ha riportato il bomber? No, penso che abbia avuto un risentimento muscolare, lui entrava già da un infortunio, è accelerato anche un po' i tempi e quindi bisogna dirgli solamente grazie per aver giocato questa partita. Come si riparte in settimana dopo queste due sconfitte consecutive? Dove cercare di migliorare secondo te, che sei il capitano di questa squadra? No, niente, ormai quel che è stato, non bisogna pensare alla partita di Teramo, bisogna andare avanti sempre con lo stesso spirito, con tanta voglia di lavorare e di lottare e pensare a domenica. Grazie capitano.